Salve a tutti ragazzi, io sono Niki Niki da Gamers e siamo ritornati su Medieval, il segnatempo. Ce la faremo a finirlo? Ma vedremo. Non è tanto per la difficoltà del gioco, ma per la questione che, come vi ho già detto, mio padre è smart working e non può registrare nulla. Però ci proviamo. Zarok vuole espandere il suo dominio oltre i confini del tempo. Prova, pensa dove potrebbe andare, la Londra vittoriana, l'antico Egitto? Le possibilità sono infinite. Buono. Allora, io direi, visto che abbiamo capito che questa è più che forte, praticamente, fortissima sta cosa, la spadina, sarei così. Chi sono tornati? Che belli rivederli. Allora, aspettate che devo capire un po' com'è. Una runa, c'è quello, posso colpire? Non penso, ah sì, posso passare anche quello, devo fare tutto il giro di là, perfetto. Allora, andiamo. Aia, che punto mi fa male, perfetto, ok. Lo scudo d'argento. Ok. Capito che con loro posso anche non usare solo la spada. L'importante è capirci, insomma. Oh, così posso tornare indietro. Nuovo nemico. Nuovo nemico, nuovo problema, giustamente. Allora, di qua abbiamo fatto il giro. Vabbè, non credo che ci sia altro da fare. A posto. Non ho sentito questo Grazie alla magia nera chiamata scienza, Zarok ha costruito un ordigno basato sulla misurazione meccanica del qui. E fin tempo. qui. I meccanismi interni di questo cronografo sono di una complessità diabolica. Tieni d'occhio gli orologi volanti e preparati a regolare le lancette dell'orologio eterno. Perfetto, grazie per la spiegazione. Posso rompere anche quello? Credo di no. Allora, qui è chiuso. Mannaggia. Ok, devo metterlo così. Ma come ci arrivo la spina? Zitto, è buono. Ah! Allora, mi pare di aver visto. Via tu. Ci ho messo 5 anni per arrivare lì. Ok. Fate vedere se si può andare di qua per capire perché. Cosa ho fatto? Sono solo lui. Ok. No, ma tu stai scherzando, spero. Lì è chiuso. Come passo?
Ok, ho visto. Quindi. No, non cadere. Uff, allora questo. Va fin fumo, va. Quindi. Oddio, aiuto, 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 aiuto. Che c'è? Quante strade? Quante? Ah, qua da dove arrivo? Lì era da dove arrivo, ok. No. No, no, male, 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 male. Vedi qua e non vado più a farmi io. Ok. Questa torre metallica custodisce il carro magico di Zarok, che lui chiama treno. Il Ok. percorso che segue conduce all'antro di Zarok, ma la strada è sbarrata da cancelli i cui comandi si trovano in diverse stazioni. Raggiungile a bordo del treno, apri i cancelli e dirigiti all'antro. Perfetto, grazie. Non ho la runa del caos, perfetto. Aspettiamo che... Ok. Qua mi sa che dove sono arrivata io, sì. Sbaglio sempre. Però è giusto il mio ragionamento, solo che... Veramente? Dobbiamo continuare così? Ah. Ma perché perdere vita così per niente, cioè... Non è così bellissimo, eh? Come ti permetti? Vedo niente. Dai, ma non vedo niente. Un'altra vita persa per nulla. Entra. Siamo a tre, vabbè, se dobbiamo andare avanti così. Perché beccare pure da questi, tanto non ho niente da fare. Ok, adesso seguo quello lì. Famoso treno, ok. Manca una runa qui. C'è un buco. Non porta da nessuna parte. Ma c'è un altro buco. Non porta da nessuna parte. E un'altra runa qua. Cosa ci sono venuto a fare? Vabbè. Niente. E qui. Posso pure. Andarmene perché... Ammazza draghi, sai quanti draghi ho ammazzato? Poi ancora nessuno, non possiamo rimediare. Aggiungi le statue dei draghi nell'antro di Zarok. Ok. Perfetto, ma non mi serve a niente adesso, giusto? Giusto, però abbiamo liberato quello, quindi dai, qualcosina è servito.
ci sono soldi, ma non mi interessa, se devo perdere altre vite per niente, li lascio lì. Non mi devo ricordare che c'era la runa. Ok, poi andiamo via. Oh, non vedo niente. Allora, sotto. Ho capito dove devo andare, sotto di là. Perfetto, allora qui devo scendere di qua. Dobbiamo vedere che cosa mi dice l'orologio. L'orologio dice ok, perfetto. Adesso non mi confondo un'altra volta. Ok, allora questa mi pare era questa qui. Vediamo se ci arrivo, eh. E questa qui. No. Non mi ricordo che era lì sotto. Ok, stavo sbagliando quello. Perfetto. Scendi. Per favore, scendi. Già. Solo questo? No dai, mi sembra che... Ecco. Ah! Se non prende... Ah, anche su un piede, perfetto. Devo scontrare. Perfetto, e come lo... lo trenino. Ah, scusa. Ah, ma pensa. Dopo mezz'ora che giravo una stupida, capito che devo andare di qua. No dai, non mettermi i nemici in alto che... Ma dove è rimasto? Scendi. Ok. Sì, ti prego che ho finito... Le frecce magiche ed è un casino, eh? Ok, però adesso lo metto. Dunque, dammi le frecce, per l'amor di Dio. Le freccioline. Ecco qua. E come secondaria mi metti questa qua, tanto vuole. Ok, metti questi per il momento. Perfetto. Ma ce n'è un altro. Simpatico lui che se ne va in giro. Ok. Adesso devo scendere da qui. Ah, cosa servono quelle botticine lì? Adesso ho capito. Aia, aia, aia. Andiamo tanto male. 93. Ecco perché non c'entravo. Furbacchioni. E so che volevo prendere il calice. Boh, vediamo se riusciamo. Posso girare, sì.
Perfetto. Andiamo di qua. Sperando che non sia la fine del livello, perché voglio prendere il calice. C'è un po' di gente qui. Perfetto. Che belli. Ora posso raccogliere. Dopo lo vado a prendere. Subito anche. Nel senso. Appena li ammazzo tutti. Quello. Quello della vita, spero. Sì. Pum 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 pum. Ok. C'è un altro. L'altra parte, aprire l'altro. Salto di qua per il semplice motivo che sennò mi porta indietro il trenino. Vedo qualcosa muoversi. Ah no, non è nemico. Pensavo di sì. Ok, perfetto. Ora, dov'era il calice? Oh Maria Santa, mi ricordo dov'era il calice. Dunque, torno indietro. Dovrei farmi il giro, arrivare dove c'è il calice, prenderlo e poi uscire di lì. Il calice si arrivava senza il trenino, quindi non c'è bisogno di usarlo. No. Fermo, 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 fermo. Bravo treno, bravo. Allora. Qui. Allora, non è qua nostra porticina, ma è qua. Devo andare a prendere il nostro calice. Ok, e là. A posto, via. È stato bello. Poi devo girare il trenino di qua. Boh, verso l'infinito e oltre! Col trenino. Bellissimo il trenino. Saranno negli eroi. Chissà cosa ci daranno stavolta. Boh. Hai dimostrato che avevamo torto. Forse è destinato a essere un eroe. Forse può sconfiggere Zarok. Forse il popolo di Gallomir non verrà mai a conoscenza dei tuoi errori passati. Speriamo. E ti ricorderà come un eroe. Buono. L'esilio è finito. Benvenuto nella tua nuova casa, Sir Daniel Fortescue. Grazie. Ce l'abbiamo fatta. Che parto, devo dire. Però ce l'avevo fatta. Allora, quindi con chi devo gentilmente parlare? Ah, con questa. Salve a lei. Daniel, grazie a Dio, sei salvo. Eh sì, grazie a me. Ho un regalo per te, ma purtroppo non okay. So se ti sarà sono utile. Sono io che sto giocando. Perfetto. Un'altra bottiglia della vita. Salute di ferro per un morto. Re di coppe. Due trofei in uno praticamente. Perfetto. Niente allora. Usciamo dalla sala degli eroi. Penso che ne troveremo delle belle quando. Cioè troveremo qualcosa di divertente quando avrò finito il gioco. Mi immagino. Perché qua c'hanno tutte le coppe. Credo proprio di sì. Va bene. Niente, controllo se c'ho tutto e poi possiamo uscire dal salone degli eroi.
Ok. Comunque, per oggi la possiamo concludere qui. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, condividete i nostri video che non fa sempre piacere, se non vi siete iscritti iscrivetevi, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti e grazie.